L'intelligenza artificiale è un ottimo metodo per venire a capo della deficienza naturale. Perché non mi segue? No, Ma cosa ci fa uno scrittore a un convegno sull'intelligenza artificiale? Per seguire le persone e la tecnologia cinese. Capita molto spesso che l'uomo non si renda immediatamente conto delle conseguenze di quello che ha fatto, della tecnologia che ha sviluppato. E a questo punto, se è una tecnologia che riguarda tutti negli impatti, non interessarsi di questa cosa o interessarsene in maniera talebana sarebbe stupido. Allora, quale posto migliore di un congresso di scienziati, di persone che hanno idea di quello che dicono, per andare lì, sentire, imparare, lanciare provocazioni e vedere cosa le persone che se ne intendono rispondono. I computer sono degli specchi meravigliosi, pieni di particolari, ma sono degli specchi. Il computer fa quello che gli abbiamo detto di fare. Nel caso dell'intelligenza artificiale la stratificazione è un po' più profonda. Siamo noi che abbiamo programmato i computer per imparare a fare determinate cose e per generare determinati contenuti. Io credo che questo tipo di sistemi possano essere utilissimi non tanto per la formazione, per la creazione di testi, quanto per l'apprendimento. Penso appunto a una persona che deve, che deve capire meglio qualcosa che ha studiato, o penso a un paziente psichiatrico che sta facendo un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. Avere un sistema riproducibile che lo aiuta a chiarire meglio i propri pensieri può essere un enorme vantaggio. In un mondo in cui tutti hanno le risposte, avere dei sistemi che chiedono domande e che danno risposte che non sono necessariamente giuste ti costringe a interagire con quei sistemi, a fare domande intelligenti, ti costringe a essere lo Sherlock Holmes di un Watson. Devi farlo arrivare alla conclusione giusta facendo domande. Il rischio maggiore che prevedo è quello quadratico, cioè un'intelligenza artificiale che genera testi dialogando con un'altra intelligenza artificiale. Quello è il vero pericolo che io vedo, cioè che degli utenti leggano testi senza rendersi conto che sono stati generati da un'interazione fra intelligenze artificiali. Alcuni dicono che limitare questa tecnologia potrebbe essere insensato, ma gli umani limitare la tecnologia l'hanno sempre fatto. Ma non l'hanno fatto limitando la tecnologia, l'hanno fatto limitando l'accesso alla tecnologia secondo preparazione. Non è che un bambino di 12 anni guida un'automobile, deve prendere una patente. Ecco, è questo il tipo di regolamentazione di cui abbiamo bisogno. Prima però dobbiamo capire come funziona l'automobile, perché se è un'automobile, un'astronave o una mongolfiera sono cose differenti. Credo che la cosa che dobbiamo capire prima di tutto sia capirne e comprenderne il funzionamento e le possibilità, e questo si può fare solo giocando. Cioè, se non giochi, se non provi, non apprendi e non impari, qualsiasi gioco è pericoloso. Le ferite più pericolose per la mia vita me le sono procurate giocando a pallone. Uno dei grossi problemi di quella cosa meravigliosa che si chiama democrazia è che giustamente tutti possono dire la loro. Prima di dire, proviamo a ascoltare. L'intelligenza artificiale è ovunque intorno a noi. Quella di cui stiamo parlando oggi con i chatbot, con ChatGPT, con Bard, è intelligenza artificiale generativa di testo, cioè esplicita. Questo è un modo per esplicitare un problema che in realtà ci assilla da anni, cioè il fatto che degli algoritmi, che delle reti neurali prendano decisioni per noi, indirizzino il nostro pensiero. Se al momento in cui lo rendo esplicito tu protesti, probabilmente non ti sei nemmeno reso conto prima di quello che stava succedendo. Va bene così, è necessario protestare, però è necessario anche ascoltare.